Le dimensioni del pene non vengono viste dalle donne. È un video rincuorante quello di oggi, è un video che sicuramente provocherà felicità enorme, abnorme in moltissimi uomini che lo stanno orora vedendo. È un video questo, ripeto, che farà la felicità di tanti. Effettivamente parlando, una donna, una ragazza che dir si voglia di oggi, e ripeto di oggi, non va a guardare le dimensioni del pene di un uomo, di un ragazzo. Ad una ragazza o ad una donna non interessano le dimensioni, perché una ragazza o una donna può raggiungere il piacere anche con un pene piccolo, non c'è bisogno di avere un 22, un 24, un 25 cm. Basta anche un pene di entità non troppo elevata, grazie al quale la donna raggiunge il suo piacere. Fatto sta però che c'è da dire un fatto molto importante, che una donna può raggiungere anche il piacere soprattutto grazie alle proprie mani. Questo significa che non è vero come qualcuno può credere, come qualcuno può pensare, che il fatto di avere un grande membro che andrà a penetrare una donna fa la sua felicità, cioè rende la donna più disinibita, oppure la donna raggiunge un piacere immenso, perché non è così che stanno le cose, perché una donna gode effettivamente dal piacere che riesce a raggiungere autonomamente, quindi da sola. E sono moltissime donne che sì, dicono al marito o al compagno: mi hai fatto godere molto, ma che in realtà nascondono, ma occultano con questa frase per dare un contentino all'uomo o al marito. È una frase questa, infatti, che va a rendere felice un uomo, un ragazzo, no? Perché un uomo, un ragazzo, un narcisista, come dice: ah, vedi che bello, la donna mia ha goduto, è stata bella e quant'altro. Ma non è così che si può, diciamo così, capire, o meglio, non è così che stanno le cose, perché quello è un mero contentino. Cioè, una donna dice questa frase non perché effettivamente ha raggiunto il piacere massimo, l'orgasmo, ma perché vuole dare un contentino all'uomo. E molto spesso, almeno al 95% circa dei casi, una donna non raggiunge il piacere col pene di un uomo, ma lo raggiunge o attraverso l'autoerotismo, quindi la masturbazione, oppure andando proprio a stimolare il fiore più bello che esista, che è il clitoride o la clitoride. Tramite opportuna stimolazione, la donna fa dei, diciamo così, raggiunge degli orgasmi pazzeschi. Cosa interessa effettivamente ad una donna? Quella di oggi è, badate bene, alla donna moderna, quindi quella di oggi, visto e considerato che è pieno di porci in giro, che farebbero di tutto pur di svuotare il reale augello, interessano la dimensione, o meglio, le dimensioni del portafogli di un uomo. Lo dirò sempre: io tempo fa parlai con una ragazza e lei mi chiese: ma quanto ti misura? Io pensavo che alludesse ovviamente al pene, e invece no, mi stavo sbagliando. Quella domanda era: quanto ti misura la banconota? Cioè voleva sapere quanto guadagnavo, quanto andavo a percepire a livello economico. Io chiaramente rimasi sbigottito: ma come? Io pensavo che mi chiedesse addirittura le mie dimensioni, e invece no, voleva sapere effettivamente le dimensioni della banconota più grande, quale era. Io ovviamente, ripeto, ovviamente, rimasi piuttosto interdetto, rimasi tra una sensazione di stranezza unita ad una sensazione di incredulità, cioè che non volevo credere
in quella domanda che mi era stata posta. Quando disvelai e capii che voleva sapere appunto la mia bella banconota, chiesi spiegazioni, ma perché, come mai? Devi sapere che a me non interessa, così mi rispose, devi sapere, caro Leandro, che a me non interessa, non interessano le dimensioni, mi interessa il guadagno, insomma, mi interessa quanto guadagno un uomo. E questo stesso atteggiamento l'ho ricevuto da parte di molte altre donne sul web. Solo che quelle molte altre donne si facevano vedere non tanto interessate, lo capivo dopo, in un secondo momento. Quella ragazza, o meglio quella donna invece, si dimostrò come interessata effettivamente al lato pecuniario di Leandro, che sono io, al lato economico. Ovviamente però rimase molto male perché col fatto che sono un disoccupato, rimase con un, diciamo così, palmo di naso, rimase insomma a bocca asciutta. Ecco, quindi, cari uomini, cari ragazzi d'Italia e non solo, non abbiate paura delle vostre dimensioni, del vostro reale augello, perché le donne di oggi, secondo la mia opinione, non tutte, ma la maggior parte, la maggioranza, guarda le dimensioni del portafogli, delle banconote. Quanto guadagna quell'uomo? Quanto guadagna quel ragazzo? Se guadagna bene, mi ci metto. Se guadagna male, no. E se ce l'ha piccolo? Se ce l'ha piccolo non conta. Basta che guadagna bene. Un uomo ce lo può avere anche di 1,5 cm, di 2 cm, che basta che abbia un conto in banca piuttosto elevato, basta che lavora, che produce reddito, che produce la pecunia, come anticamente dicevano i latini. Se produce soldi, se produce pecunia, io ragazzi, io donna, mi ci metto. Anche se ha un pene di 1 cm, anche se ha un pene di 5 mm, se ha un micropene, non mi interessa, io donna, io ragazza, mi metto con quello perché ha un conto in banca sostanzioso. E se invece avesse un pene grande e fosse povero, o meglio un bel pene grande, un 25, un 26 centimetri, e fosse però disoccupato, non avesse un lavoro, ecco, la risposta è sempre la stessa. No, non mi ci metto, io donna e ragazza, anche se ha un bel pene grande, no, perché comunque non guadagna, perché è disoccupato. E allora è lì che si capisce chi si ha davanti. Specifico, ripeto, che io parlo non di tutte le donne, non di tutte le ragazze d'Italia o del mondo, io parlo secondo la mia opinione della maggior parte delle ragazze e donne di oggi, dei tempi moderni, dei tempi attuali, contemporanei, in cui ci ritroviamo a vivere. Grazie a tutti, in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va. Commentate. Un caro saluto dal vostro Leandro Osmelli di Roma.